Si chiama Concert Drive ed è il modo alternativo di consegna delle confezioni natalizie studiato dall'associazione Ragazzi Speciali Ollus. I prodotti della conserveria infatti si possono prenotare online e poi si può passare a ritirarli direttamente con l'auto davanti alla casetta di Babbo Natale a Castiglion Fiorentino. Svegliarsi con la casetta di Babbo Natale, con l'emporio di Babbo Natale è stata per innanzitutto riscaldare i cuori dei ragazzi, perché con le zone varie, rosse, arancioni, avevano veramente preoccupato i ragazzi e come è stato poi difficile tutto questo anno. Invece con questa casetta è stato un modo per cercare di richiamare le persone che, devo dire, hanno accolto con molto entusiasmo questa prenotare i pacchi e allo stesso tempo insomma venire a ritirarli in una sorta di concert drive, che senza scendere si sono presi il pacco e ci siamo scambiati gli auguri in una maniera diversa. Negli anni la conserveria è cresciuta specializzandosi sempre più nella trasformazione delle materie prime che la terra della Valdichiana offre, prodotti che adesso possono essere confezionati scatole regalo personalizzate o buste di carta dipinte dai ragazzi speciali. Cosa c'è dentro questi pacchi? Le marmellate, succhi, le lenticchie, sugo di lenticchie e sugo all'aglione, fatte con ragazzi speciali. Sono tutte cose che avete fatto voi? Sì. Il progetto è nato ormai anni fa per offrire occupazione ed integrazione a persone con disabilità intellettiva. A mettere i bastoni tra le ruote e alle attività dell'associazione è stato poi il Covid, anche se i ragazzi speciali non hanno alcuna intenzione di fermarsi. È stato molto difficile perché doversi ritrovare per i ragazzi a casa senza le attività, senza capire perché non ci abbracciamo, senza capire perché, insomma, è stato difficile. Sono stati bravi perché la mascherina l'hanno sempre tenuta e quindi c'è stato sempre un discorso di rispetto delle regole, però è faticoso, insomma, è tutto più difficile con meno numero, meno presenza dei ragazzi. Quindi questo Natale 2020 resterà davvero un Natale con tanti significati, ma dobbiamo non dimenticarsi i ragazzi con autismo. Auguri! 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 Auguri.